Ci troviamo al circuito internazionale di Triscina, Castelvetrano. Oggi venerdì di prove libere, i piloti scenderanno in pista per provare il nuovo layout. Ricordiamo, sono 5 le categorie, soprattutto sottolineiamo la categoria KZ2, che è la classe regina del karting. Il circuito di Triscina ospita il campionato italiano di kart 2024. Con noi Dario Anastasi, proprietario insieme a tutta la famiglia del tracciato. Dario, è motivo d'orgoglio essere qui oggi ad ospitare il campionato tricolore? Assolutamente sì, abbiamo una manifestazione di tutto rilievo a livello internazionale, infatti abbiamo la presenza di 34 paesi iscritti al campionato italiano AC Karting. E record di iscritti, 233 partenti. Che numeri sono questi per un movimento, quello del karting siciliano, che evidentemente sta crescendo? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo raggiunto il numero massimo di partecipanti, per noi è anche stata una sorpresa perché ci aspettavamo un 180 piloti, ma vuol dire che la tappa siciliana è stata molto di gradimento. Vediamo che comunque il clima non è dei migliori, ma la pista sta reggendo bene, vediamo tanto entusiasmo. Questo significa tanto per il vostro tracciato, no? Sì, assolutamente sì, anche in condizioni climatiche non perfette la pista, i piloti si stanno comportando bene, sono tutti contenti, quindi meglio di così non poteva andare, credo. E al di là del campionato italiano AC Karting, voi ospitate anche tanti altri eventi, ce ne puoi parlare un po'? Sì, assolutamente, noi facciamo anche le due ruote, abbiamo i campionati italiani Malossi che si svolgeranno il 5 maggio, poi abbiamo anche un'altra manifestazione importante che è una gara di 8 ore, un endurance, un trofeo Mainaldo Maneschi, dove parte del ricavato verrà dato in beneficenza. Se ti puoi sbilanciare, dici un pronostico per quanto riguarda le manche che si terranno questa domenica qui a Triscina. Ma io spero che qualche pilota siciliano, che ci abbiamo dei bei piloti, riesca a portare in alto il suo valore e quindi a distinguersi in mezzo a tutti questi campioni. ...230 iscritti, record per il circuito internazionale di Triscina. Oggi siamo con Raffaele Giammaria, presidente della commissione AC Karting. Che numeri sono questi? Ma sono numeri importanti che ci danno tanta soddisfazione, perché comunque eravamo venuti qui l'ultima volta nel 2020, era un anno difficile perché era l'anno del Covid, però c'erano dei numeri al di là di tutto un po' più bassi, e comunque devo dire che negli ultimi 3 anni i numeri sono aumentati un po' ovunque in tutte le gare che abbiamo fatto, e non ci aspettavamo, soprattutto per il fatto che abbiamo apportato qualche piccolo cambiamento al regolamento del campionato per quanto riguarda le categorie, cioè le abbiamo ridotte, non ci sono più le KZN, e quindi ci aspettavamo un numero più basso di iscritti, proprio per il fatto che in parte tutti vogliono venire a correre in Sicilia, però indubbiamente ci sono delle difficoltà logistiche, no, per gli spostamenti, e in più con queste due categorie in meno pensavamo a dei numeri nettamente più bassi. In realtà il progetto che AC Sport sta portando avanti, e anche il grande lavoro che è stato fatto dalla famiglia Anastasi per mettere in piedi, diciamo, un circuito che comunque rispetta tutti gli standard, non soltanto di sicurezza ma anche dal punto di vista proprio organizzativo, ha fatto sì che siamo arrivati ad un record storico per, ripeto, il numero delle categorie che abbiamo quest'anno in gara e soprattutto per la regione Sicilia. Ecco, hai parlato di Triscina, un circuito importantissimo soprattutto per tutta la regione. Potevano esserci dei problemi logistici, i team sono riusciti a venirne a capo comunque, perché lo testimoniano il numero di iscrizioni. Cosa ci si può attendere adesso da questo weekend con tutti i piloti che sono pronti a darsi battaglia? Ma allora, prima di tutto speriamo che il tempo ci assista e che ci sia un tempo in stile siciliano, no? Con un po' più di sole, un po' più di caldo, cosa che c'è stata la settimana scorsa quando i team, che erano già presenti perché è prassi un po' di queste gare titolate importanti, quello di venire a fare dei test pre-gara la settimana precedente. Settimana scorsa c'era un clima forse eccessivamente non primaverile ma estivo, quindi se ritornasse una via di mezzo già con sole, meno
Benevento sicuramente ci aiuterebbe. Io credo che il livello delle persone, ci sono tanti siciliani che magari partecipano solo a questa gara, quindi tanti piloti locali, però di ottimo livello, perché il campionato regionale siciliano comunque c'ha sempre dei numeri importanti e una qualità di piloti partecipanti molto elevata. A questo ci si aggiungono anche, aggiungiamo i piloti che normalmente partecipano all'italiano, quindi ci aspettiamo delle gare molto combattute dal punto di vista tecnico e sportivo, e io credo che ci sarà un bello spettacolo soprattutto domenica, quando ci saranno le varie finali. Siamo con il team CRG, come potete vedere piloti molto giovani, parlerò in inglese così mi capiranno un po' tutti. So, starting from there, what's your name and why you are here racing in Italy? Enzo, and I'm here to race because I want to be F1 champion. Okay, you? My name is Ludwig and I also want to be F1 champion. My name is Antonio Ianni. I don't want to be a Formula One driver. My name is Kia Wright and I would like to be do really well in the championship. My name is Jason Cosmopoulos and I want to be a very good Formula One driver. My name is Matthijs Dixon and I also want to be a really good Formula One driver. Who is faster between between you? Mm-hmm. You? Yes. What did you say? Who is faster? Of driving. Everybody here? Between you. Me. You all. You all? Maybe, I don't know. Me. Me. I think me. Me. Ok, quindi sono tutti più veloci grazie al team CRG. Siamo nel box della Lenzo Kart, insieme a noi il responsabile Michele Lenzo, che ora ci spiegherà un po' a cosa sta lavorando questo meccanico alle nostre spalle. Questo tecnico in questo momento sta facendo la convergenza e la campanatura del go-kart e l'allineamento di sterzata, in poche parole, perché domani proveremo un nuovo telaio e allora tramite questi dispositivi laser riusciamo a vedere la convergenza appunto e la campanatura. Ok, poi al di là della convergenza e della campanatura magari ci sono altri modi di modificare il setup, se ci vuoi spiegare qualcos'altro di rilevante, ecco. Ma senza dubbio ci sono tantissimi modi di cambiare il setup. La sale posteriore, ci sono diverse durezze, più rigidi e più morbidi, più elastici. Anche le scocche in sé, abbiamo diversi modelli, da più morbidi a più duri, anche con delle forme diverse che a seconda dei circuiti o delle gomme andiamo ad utilizzare. Siamo nel motorhome della Lenzo Kart, adesso vediamo, ci spieghi un attimo a cosa sta lavorando. Allora, in questo momento il nostro è un ingegnere e sta lavorando sui dati della qualifica, sta comparando i nostri piloti per vedere i punti, diciamo, importanti, dove abbiamo guadagnato, dove abbiamo perso, e poi farà un meeting con loro per dirgli dove possono migliorare, dove hanno fatto bene, dove hanno fatto male. E qui abbiamo tantissimi dati che sono la forza G laterale, la forza frontale, potenza del motore, gli RPM, la velocità GPS, le traiettorie. Diciamo, tutto il go-kart è monitorato, anche le temperature del motore, la temperatura dello scarico, dell'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, spieghiamo un attimo meglio la telemetria, nel senso che comunque anche i piloti in un certo senso sono monitorati con la percentuale di pressione sul pedale dell'acceleratore, del freno. Sì, esattamente. E questo è ovviamente, al giorno d'oggi, la telemetria è quello che ti permette di sviluppare al meglio il mezzo, ma non soltanto, anche i piloti. Perché noi siamo una squadra che abbiamo tantissimi giovani piloti che puntano
diciamo, una carriera automobilista e anche automobilistica, e anche nostro compito ovviamente prenderci cura della loro crescita, e lo facciamo con tutti questi mezzi che abbiamo a disposizione, quindi ponendoli in grado di far sempre meglio, no? Siamo saliti adesso nella sala dove si svolge il briefing con i piloti. In genere di cosa parlate? Allora, in genere qui parliamo delle strategie da adottare durante sia le prove libere che le qualifiche o le gare, e quindi appunto prima di ogni sessione esatto, parliamo con i piloti per pianificare la strategia, magari se devono fermarsi, se devono fare un cambio, come devono comportarsi in pista, e anche ogni dopo le gare facciamo un debriefing, che nel post gara anche facciamo le discussioni su come è andata la gara, cosa abbiamo fatto bene, cosa male, eccetera eccetera. In genere consigliate anche in modo particolare i giovani piloti, magari cosa gli raccomandate? Ma soprattutto i giovani piloti sempre raccomandiamo di guidare bene, con costanza, di non strafare, che è quello che solitamente succede di più, quando nel go-kart è uno sport sicuramente più di testa che di aggressività, come si potrebbe magari pensare. Quindi diciamo loro sempre di stare calmi e di fare bene, di portare sempre un passo costante, che è quella la cosa più importante. Grazie ancora Michele. Zoe Florescu, where you from and why you are here racing in Italy? So I was born in Romania, but I'm racing under an Italian license, and I also have an American citizenship, and I'm racing in the KZ2 category, and I hope I will win the under 18. Did you already try the track, and what's your feeling? So yeah, we did a full day yesterday of free practices. The track is quite tricky as the conditions change quite fast, but it's a nice design. What about the setup of the car? So it's quite good. I mean, there's a lot of grip also in the chassis, also on the track. And yeah, we're pretty confident going into qualifying. Thank you, Zoe. Angelo Lombardo del team Lombardo, intanto com'è andato questo venerdì di prove? Ma tanto ciao, diciamo che è stato un bel venerdì, abbiamo fatto il quarto tempo, abbiamo avuto un piccolo ritardo che ci ha costato il quarto posto, però non ci lamentiamo, che stiamo lavorando in vista di sabato e domenica per la gara. Come ti trovi con questo setup in questa pista che è comunque un asfalto completamente nuovo? Ma ci troviamo bene, ovviamente siamo favoriti, che abbiamo qualche punto di vantaggio in più a livello di qualche prova in più, e vediamo di metterla a posto per domani. Sei uno dei favoriti per la gara di domenica, qualche pronostico? Ma speriamo di restare tra i favoriti. Col Paparo team Monster K. Siamo a Triscina, prima tappa del campionato italiano AC Karting. Cosa ti aspetti da questo weekend? Diciamo, tra virgolette, la mia gara di casa questa, io sono siciliano. Spero di portare il massimo e portare in alto la Sicilia anche a livello nazionale. Dal punto di vista tecnico, come avete preparato il setup del kart? Già più di un mesetto ci stiamo allenando in questa pista, quindi diciamo già una base, diciamo, di averla trovata, però ovviamente nel corso del weekend speriamo di migliorarci sempre di più. Il feeling con il tracciato è positivo? Sì, assolutamente. I pronostici per la gara di domenica? Ma preferisco non farli ancora, spero però ovviamente che vada al meglio e portare in alto la Sicilia. Thank you.
Si è concluso il venerdì di prove libere qui al circuito internazionale di Triscina, prima prova del campionato italiano AC Karting. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Paparo nella categoria KZ2. Adesso attenderemo domenica per assistere alle due manche di gara.